E quando mai siamo stati antisemiti? Mai. Abbiamo sempre detto da questo camion in tutti i cortei, non solo a Milano, in tutta l'Italia, in tutta l'Europa, in tutto il mondo, che noi non siamo antisemiti, non siamo anti-ebrei, però siamo anti-sionisti, e questo va detto, va confermato. Abbiamo sempre detto che lo Stato di Israele sta praticando un genocidio, sono criminale, corrotti, vigliacchi, venduti, ricevono ordini per telefono. Rispettiamo la volontà dei amministratori, anche se non condividiamo, perché la libertà di manifestare è un diritto sacro, sacro. La libertà è di scendere nelle piazze avendo un'autorizzazione, è un diritto. Possiamo comprendere che in questo paese bellissimo, tra virgolette democratico, che non lo è, perché abbiamo capito chi comanda in Italia: una mafia. Malgrado tutto, il popolo italiano deve capire che sul territorio italiano comanda l'Italia, comanda il governo legittimo italiano, non governano gli alleati con i criminali israeliani. Chi parla della memoria, che noi oggi ricordiamo tutte le memorie, la nostra memoria è una memoria umana per tutti gli umani che sono stati massacrati, per tutte le vittime dei genocidi, degli olocausto, tutte le vittime senza discriminazione. Noi non siamo razzisti, noi rispettiamo tutti le vittime, essi siano musulmani, cristiani, ebrei o non credenti, siamo tutti umani. Però Israel!